lo strano caso del dottor Hyde, di Mr. Hyde e il dottor Jekyll, cioè un Roccella assolutamente padrone del campo nel primo tempo, dove ha fatto quasi quello che ha voluto, e nella ripresa invece ha subito il ritorno, diciamo, dei padroni di casa. Mister Rocco, Nicola Loccisano. Sono d'accordo in parte, diciamo, abbiamo dominato ma abbiamo anche rischiato anche il primo tempo. Il secondo tempo sul 2-1 nostro è normale che la squadra di ragazzi si è rilassata un po', la squadra ospite è uscita fuori dandoci molto fastidio, una bella squadra organizzata. Devo dire che vincere qua è molto importante perché venivano da due risultati consecutivi, sia con il Locri prima in classifica sia con la Torinovese, quindi vincendo qua devo dire che devo fare i complimenti alla mia squadra e siamo molto soddisfatti. Bancare la posta dei Leoni è sempre un risultato utile. Certo, ci mancherebbe pure, con questi tre punti diciamo consolidiamo il quarto posto. Che è il nostro obiettivo primario, anche perché il Locri è raggiungibile. Se non sappiamo ancora cosa ha fatto il Locri oggi, ma se il Locri ha vinto diciamo siamo quasi matematici secondi ed era l'obiettivo nostro, e sono molto contento di vincere a Melito dove è sempre difficile. La differenza di categoria non si è vista molto. No, assolutamente no, anche perché i ragazzi, voglio dire, la categoria è uguale, nel senso che noi facciamo la D, ma conta poco, poi alla fine si raccolgono i ragazzi del comprensorio ed è così, voglio dire, c'è poco, però io ho visto un grande Melito, una bella realtà che manca da un po' da qualche anno. Sono molto, ripeto ancora, sono molto felice di aver vinto qua con una bellissima squadra molto organizzata. Una squadra che può fare strada? Secondo me sì, si lavora con i ragazzi, si lavora negli anni, si cerca di mantenere sempre gli stessi ragazzi, cercando di far inserire altri ragazzi nuovi, lavorando, il mister è bravo, si vede la mano del tecnico, e i ragazzi sono molto preparati, agonisticamente è una bellissima squadra, quindi penso che potrà fare molta strada. Il Roccella ha interpretato bene le disposizioni tattiche del mister? Sì. Diciamo di sì, mancava qualcosa, però non andiamo a trovare alibi, qualche ragazzo era un po' fuori condizione perché aveva qualche problema muscolare, perché purtroppo questi ragazzi giocano anche con lo Juniores, quindi non ce l'ho sempre disponibili, per noi è una pecca, oggi per fortuna ce l'ho avuto disponibile soltanto perché la Juniores si riposava, altrimenti eravamo molto 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 rimaneggiati. Il Facchetti di Melito Portosalvo, grande giocatore del Palizzi, oggi allenatore, parliamo della partita, Pasquale Minniti, vi va stretto il pareggio, figuriamoci la sconfitta. Ciao maestro, grazie per i complimenti, tu sei una persona che ha sempre creduto in me, ti ringrazio per questo. Riguardo alla partita, cosa possiamo dire? Il calcio è fatto di episodi, come tu mi insegni, se facciamo gol sul rigore, se facciamo gol sull'azione che abbiamo avuto quasi il primo tempo, se finalizziamo l'altra azione là, che abbiamo avuto nel secondo tempo, allora... Due tiri sulla linea. Sì, il risultato poi sarebbe stato diverso, però purtroppo il calcio... Un assedio di Forte Apache o di Forte Alamo. Assolutamente, poi non è una giustificazione perché io non ho mai trovato giustificazioni, né tantomeno voglio farle in questa partita, però mi mancavano 3-4 uomini, quindi tra cui l'attaccante che è il nostro, dati alla mano, è il nostro punto di forza, quindi a tratti durante la partita ci è mancato un po' di... non avevamo uno che era in grado di darci profondità. Loro sono una bella squadra, organizzata, non a caso si trovano... occupano il secondo posto in classifica, quindi hanno 36 punti, però penso che la calcistica non abbia demeritato, anzi, tu hai detto prima che il pareggio ci stava stretto, secondo me, per quello che ho visto oggi, quantomeno il pareggio, non dico la vittoria, perché non vorrei andare troppo oltre, però il pareggio secondo me sarebbe stato il risultato più giusto. C'è l'amarezza di una sconfitta, ma la soddisfazione di aver messo sotto l'armata Roccella. Assolutamente, non solo il Roccella, vorrei ricordare anche le partite precedenti, siamo stata l'unica squadra a pareggiare contro il Locri, aveva fatto fino ad allora 13 partite, 13 vittorie, siamo stati una delle poche squadre ad andare là a Taurianova
a dettare gioco, a dettare ritmo, e siamo usciti anche lì in modo scandaloso su disastro dell'arbitro, siamo usciti con un pareggio, e oggi abbiamo fermato, stavamo per fermare anche Roccella, quindi un trittico difficilissimo, Roccella, Locri e Taurianova. Su tre partite abbiamo fatto due punti, sicuramente ci stanno stretti questi due punti, però stiamo lavorando alla grande, i ragazzi mi seguono, stiamo facendo calcio, io di questo ne sono, sono orgoglioso. Una squadra che sta crescendo grazie anche alla carica che dei 101 che sai imprimere il mister. Assolutamente, io sono stato sempre, passami il termine, se così si può dire, uno sanguigno anche quando giocavo, quindi tutto l'entusiasmo, la passione, il cuore e la gritta che ho cerco di trasferirla a questi ragazzi, perché non dobbiamo curare solo il discorso tecnico-tattico ma soprattutto quello mentale, che secondo me è fondamentale. Ripeto, sono non orgoglioso di più dei miei ragazzi, stiamo lavorando alla grande, abbiamo recuperato adesso elementi validi come Toscano, come Schumé, come Iamonte, che ci sono mancati purtroppo nella prima parte del campionato, e ripeto, stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così, e sono sicuro che finiremo il campionato in maniera dignitosa, e se le cose rimarranno in questo modo l'anno prossimo secondo me saremo tra le favorite. Una partita bella, bellissima, da rivedere al suo studio 95 Telemelito. Assolutamente, assolutamente, io colgo anche l'occasione per ringraziarvi per il servizio che offrite a questi ragazzi, e non solo, perché so che seguite anche la Melitese, seguite un po' tutto il calcio melitese, no? E di questo vi ringrazio e vi fa onore, perché oltre ad essere delle persone di cuore siete anche delle persone competenti e preparate.